Rinnovo dell'ufficio di presidenza. Nuove norme sul commercio. Commemorate le donne vittime di violenza. Corecom, udienze di secondo grado. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 20 novembre, il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha riferito all'Aula che il consigliere Fabrizio Biolè ha lasciato il gruppo del Movimento 5 Stelle per aderire al gruppo misto. L'Assemblea ha poi approvato la delibera con le nuove norme sul commercio, commemorato le donne vittime di violenza e proseguito l'esame della riforma urbanistica. Nella seduta del 21 novembre, il Consiglio regionale ha votato il rinnovo dell'ufficio di presidenza. In evidenza. Il 21 novembre Valerio Cattaneo è stato confermato sullo scranno più alto di Palazzo Lascaris con un ampio consenso dell'Assemblea dimostrato dai 47 voti espressi in suo favore. Rieletto anche il vicepresidente di minoranza Roberto Placido del PD, mentre per la maggioranza Fabrizio Compa del PDL è subentrato Roberto Boniperti di Progettazione. Nessun cambio per i consiglieri e segretari Lorenzo Leardi PDL, Gianfranco Novero Lega Nord e Tullio Ponzo Italia dei Valori. Durante il dibattito, il presidente di Progettazione Angelo Bursi ha annunciato formalmente l'uscita dalla maggioranza. Ovviamente sono soddisfatto della mia rielezione alla carica di presidente del Consiglio regionale Piemonte con una maggioranza molto ampia che va ben al di là della parte politica che mi ha proposto e mi ha espresso. Questo risultato lo voglio vivere come un impegno per continuare con lo stesso stile del primo 2 anni e mezzo di presidenza, quindi uno stile istituzionale, super partners e di garanzia per l'intero Consiglio regionale. Con un particolare riguardo alle opposizioni, non sicuramente perché mi hanno votato o perché ovviamente ho simpatia per loro, ma perché ne sono convinto da un lato e dall'altro ricordo che da questa legislatura c'è un pieno regime sia dello statuto nuovo della Regione Piemonte che del nuovo regolamento del Consiglio regionale del Piemonte che tra le altre cose ha un'ampia tutela appunto per il ruolo delle opposizioni. Focus. La delibera sul commercio è stata approvata dall'Aula il 20 novembre. Le principali novità riguardano i nuovi centri commerciali la cui superficie non potrà superare il 15% di quella complessiva dei negozi di vicinato. Inoltre, dal momento della richiesta di costruzione, il nuovo insediamento dovrà essere realizzato entro 5 anni per evitare speculazioni e edilizie. Sulla delibera di revisione dell'autorizzazione dei grandi centri commerciali in Piemonte si poteva fare di più, questa è la nostra posizione, crediamo infatti che sia sulle cosiddette aree L1, cioè le grandi aree non addensate ai centri commerciali, che sugli L2 si potevano mantenere i limiti dimensionali massimi, cioè centri commerciali che non devono superare grandi dimensioni sia per non colpire l'esercizio vicinato sia per non consumare suolo. Si è invece proceduti a eliminare questi limiti massimi temendo le conseguenze del decreto Monti, quindi in regione Piemonte pensiamo che ancora oggi si potranno avere grandi centri commerciali mentre bisogna tutelare di più gli esercizi di vicinato. Provvedimento estremamente importante quello votato oggi dal Consiglio regionale sulla programmazione commerciale. Dopo il blocco per più di un anno della presentazione di autorizzazione sulla grande distribuzione, oggi si potrà costruire nuove aree solo su terreni, su fabbricati dismessi e la superficie complessiva non potrà essere superiore del 15% per i negozi, cioè gli esercizi di vicinato, quelli che impattano maggiormente sul commercio tradizionale. Quindi un punto rispettato nella difesa del commercio di vicinato. In apertura della seduta pomeridiana del 20 novembre, il presidente Valerio Cattaneo ha ricordato le donne vittime di violenza, la cui giornata commemorativa si celebra domenica 25 novembre. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. All'unanimità è stato poi approvato anche un ordine del giorno, presentato da Giuliana Manica, presidente della Consulta delle Elette, che invita il governo italiano ad applicare le direttive indicate dalla Convenzione di Istanbul, siglata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, ed invita la Giunta regionale a perseguire politiche per contrastare il fenomeno della violenza di genere, applicando il piano nazionale e le leggi regionali in materia. In breve. Per la prima volta il 20 novembre il Corecom Piemonte ha risolto gratuitamente una controversia tra un utente di Torino e una compagnia telefonica che in precedenza non avevano raggiunto una conciliazione. Il gestore ha stornato gli importi delle fatture contestate e pagato 100 euro di indennizzo.
Con le nuove deleghe ricevute dall'Agicom, il Corecom può infatti definire le controversie in seconda istanza ed evitare alle parti il ricorso al Tribunale o all'Agicom. Le deleghe di secondo livello rappresentano un passo molto importante. Perché? Perché con la delega di secondo livello noi possiamo passare dalle conciliazioni alla fase successiva, a quella parte, circa il 13%, perché l'87% riuscivamo a conciliare le posizioni dell'utente con i gestori telefonico di telefonia mobile fissa. Invece con queste seconde deleghe diventiamo veri e propri decisori. In qualunque modo, quando non ci si mette d'accordo, saremo noi come Corecom a definire chi ha torto e chi ha ragione. Lunedì 19 novembre Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno di presentazione del progetto BES, Benessere Equo Sostenibile. La ricerca realizzata a livello nazionale con un anno di lavoro da CNEL, Istat e per il Piemonte della Consulta Femminile si inserisce nel dibattito internazionale sul superamento del PIL. Il progetto è basato sulla convinzione che i parametri con cui valutare il benessere della società non debbano essere solo di carattere economico, ma anche sociale e ambientale. Il problema non è se sia importante o no, è che si può integrare il PIL, non scartarlo, ma mettere insieme al PIL altri tipi di valutazioni che sappiamo essere importanti per lo stato di benessere della società. Allora il problema è stato come integrare il PIL. Ci siamo posti questo problema e stiamo studiando 12 cosiddetti domini, cioè settori della vita sociale che sono risultati importanti perché la gente stia meglio, e su questi abbiamo lavorato con degli indicatori. Firmato a Palazzo Lascaris il protocollo d'intesa tra la Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali e il Consiglio regionale per il restauro di opere d'arte presenti in Piemonte. Il documento è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e dal Direttore regionale del MIBAC Mario Turetta. L'intesa prevede per il primo anno il restauro di 2 dipinti settecenteschi di Palazzo Reale e l'affidamento in comodato d'uso al Consiglio regionale di 2 opere che saranno collocate negli uffici di rappresentanza di Palazzo Lascaris. Il protocollo che oggi abbiamo firmato è un atto importante che però credo possa aprire un progetto più ampio di una collaborazione sempre più vicina tra il Ministero dei Beni Culturali e il Consiglio regionale del Piemonte, potendo offrire sempre più opportunità di fruizione dei beni culturali così ricchi e importanti del nostro territorio. Il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo ha ricevuto a Palazzo Lascaris il nuovo Comandante regionale del Corpo Forestale dello Stato, Alessandra Stefani, subentrata dal 1 maggio a Pierluigi Macco. Il 21 novembre il Presidente Cattaneo ha ricevuto il Console Generale della Repubblica Francese a Torino, Edith Ravot. All'incontro è intervenuto anche il Vicepresidente del Consiglio, Fabrizio Comba. Nel corso della sua attività diplomatica, Edith Ravot, prima di giungere a Torino, ha operato in varie nazioni e già 2 volte in Italia, una delle quali a Roma, come rappresentante francese alla FAO. Nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale del Piemonte in via Arsenale a Torino è esposta la mostra a fumetti SOS Animali in Pericolo, costruiamo una nuova arca. Curato dall'OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l'allestimento si propone di parlare di tutela e cura degli animali, soprattutto ai più giovani. La mostra è visitabile fino al 12 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Dopo l'approvazione della legge sul Wi-Fi, prosegue l'apertura delle reti internet libere e senza autenticazione in tutte le sedi regionali. Adesso tocca alle strutture del Consiglio regionale. Il Wi-Fi libero è disponibile a Palazzo Lascaris, nel palazzo di Piazza Solferino e negli spazi intorno. Connettersi è molto semplice, basta selezionare nell'elenco delle reti disponibili Wi-Fi la rete per tutti e iniziare la navigazione. La comunicazione internet del Consiglio e gli interventi legislativi sul Wi-Fi Open Data sono stati anche presentati a Firenze al workshop annuale delle assemblee regionali.
un modo veloce per essere sempre informati sui disegni e proposte di legge e di delibera, su interrogazioni e interpellanze presentate, discusse, approvate in aula e in commissione. Basta un clic e qualche minuto. Il Consiglio regionale offre un servizio mail che permette al cittadino di seguire l'iter degli atti divisi per materie. Dal sito www.cr.piemonte.it aprire la tendina Leggi e Banche Dati, cliccare Info Atti del Consiglio ed effettuare la registrazione. L'utente potrà poi scegliere quali atti seguire, in che arco di tempo e per quale materia, dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla cultura, dal turismo alla caccia.